Meta, via ai lavori entro quest'anno. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca stanzia 1,5 milioni per la riqualificazione del parco a Viareggio, firmato l'accordo con il Comune. Museo della Marineria chiude e riapre. Il museo aveva chiuso i battenti ieri per la scadenza della concessione all'Associazione Medaglie d'Oro. Il Comune è corso subito ai ripari e la struttura riapre domani. Un parcheggio sotto piazzale Pertini è una delle opere previste dal nuovo regolamento urbanistico approvato dal Comune di Barga, tutela del territorio e nuove infrastrutture sostenibili. Il 7° anno di Verde Mura, il primo weekend di aprile, torna la manifestazione dedicata al giardinaggio ospitata sulle mura urbane, 150 espositori provenienti da tutta Italia. Lo sport: De Luca a Raicevic, il dubbio di Pagliuca, la scelta dell'attaccante che giocherà al posto dello squalificato Caboni condizionerà lo schieramento della Lucchese nella delicata trasferta di Palazzolo sull'Oglio. Un ciocco da sballo, anzi da record, è andata in archivio un'edizione fantastica della Corsa Garfagnina che ha aperto nel migliore dei modi il campionato italiano rally. Basso, Scandola e Andreucci un tris d'assi per il tricolore. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura andiamo a Viareggio, è stato firmato in comune l'accordo per il via libera ai lavori di riqualificazione della pineta di Ponente. Rinasce la pineta di Viareggio, ora è ufficiale. È stato infatti firmato il protocollo d'intesa tra Comune di Viareggio e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per dare il via ai lavori di riqualificazione già a partire da quest'anno. 1,5 milioni i fondi necessari, interamente stanziati dall'ente di San Micheletto, che si occuperà anche della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sempre su indicazione dell'amministrazione comunale. Da anni la pineta versa in una situazione di degrado, arrivando a rappresentare un problema di sicurezza per la città, anche perché è diventata punto privilegiato per lo spaccio di stupefacenti. I lavori mirano a ribaltare completamente la situazione e riguarderanno la riqualificazione ambientale del parco e delle sue funzioni culturali, sportive e ludico-ricreative. Inoltre è prevista la ristrutturazione della rete pubblica di illuminazione dei servizi, la sistemazione degli accessi, dei bordi, degli attraversamenti e dei percorsi interni di mobilità, la regimazione dei fossi delle acque superficiali, l'installazione di nuovi elementi di arredo urbano e la manutenzione e valorizzazione degli edifici. La Fondazione ha inserito la riqualificazione della Pineta Viareggina tra i progetti strategici del triennio 2014-2016. Sì, 1,5 milioni è importante questo stanziamento. Indubbiamente la Pineta di Viareggio, lì, che va da via Vespucci a Fossa della Batte, rappresenta un polmone importante per la Versilia, in particolare per Viareggio. Quindi, tenuto conto che in questo momento delle problematiche che riguardano il Comune, tenuto conto che la Fondazione vuole contribuire allo sviluppo del territorio, abbiamo ritenuto opportuno stabilire le somme necessarie per iniziare questo progetto. Grazie a questo intervento cospicuo avremo la possibilità di risistemare questo spazio per tutta la collettività, quindi non soltanto in termini di decoro urbano, di riqualificazione dei viali, di accessibilità, con della possibilità anche ai portatori di handicap di poter entrare dai vialetti e quindi poter fruire di questo spazio, ma anche in termini di sicurezza, con un aumento dell'illuminazione, con una riqualificazione dell'arredo urbano. Quindi ricreare uno spazio per la collettività che da purtroppo da troppo tempo rimane in una situazione di noncuranza. Rimaniamo in Versilia con la cronaca. Blitz nella notte, diverse scuole di Massarosa da parte di una banda di malviventi. I ladri hanno fatto visita alle scuole elementari e all'asilo di Bozzano, all'asilo di Chiesa, alle elementari di Bargecchia e alle scuole medie di Piano di Conca. In tutti i casi il bottino è stato magro, ma i danni provocati sono stati invece ingenti. L'episodio più grave è alle elementari di Bozzano, dove i ladri hanno infranto una finestra del bagno ed hanno portato via alcuni computer portatili e alcune lavagne elettroniche. Altri hanno cercato di rubarle, riuscendo solo a danneggiarle. Diverse migliaia di euro tra danni e oggetti rubati, indagano i carabinieri. E c'è stato un incendio stamani a Pietrasanta in via Padule, si è levata una densa colonna di fumo
che ha attirato l'attenzione di molte persone. A prendere fuoco alla fine è stata solo una tettoia di un'abitazione dove c'erano degli elettrodomestici che dovevano essere ritirati perché fuori uso. L'intervento dei vigili del fuoco è servito per evitare che le fiamme si propagassero alla vicina abitazione. Torniamo a Viareggio perché ieri c'è stata la chiusura shock del Museo della Marineria. Oggi il Comune è corso ai ripari annunciando la riapertura immediata della struttura. Era scaduta la convenzione con l'Associazione Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione, così l'amministrazione comunale di Viareggio aveva chiuso le porte al pubblico del Museo della Marineria, generando non poche polemiche, non solo fra i rappresentanti dell'associazione stessa, fra i viareggini, ma anche in diversi rappresentanti politici. In tempi veloci però il sindaco Leonardo Betti e l'assessore alla cultura Glauco D'Alpino hanno trovato una soluzione al problema e da venerdì 28 marzo la struttura sarà nuovamente funzionale come prima. Non sono mancate però le parole da parte dell'assessore alla cultura Glauco D'Alpino, che sottolinea che aveva ereditato una gestione mal sana per quanto riguarda gli anni precedenti di questa struttura. Il museo non era stato considerato come un ente reale, con un proprio capitolo di spese, affidamento di personale, museo che quindi esisteva solo per l'amore degli uffici, dice per quanto riguarda l'assessore alla cultura del Comune di Viareggio delle Medaglie d'Oro. Con la ricognizione degli uffici, che dal punto di vista dei controlli sul bilancio, tali mancanze nelle gestioni precedenti sono emerse e non sempre sono stati in grado di risolvere con tempi immediati. Il sindaco invece e l'assessore, come detto, hanno annunciato la riapertura del museo e il 7 aprile verrà rinnovata e regolarizzata la gestione del museo con l'Unione Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione, in modo che equivoci come quelli di questi giorni non dovrebbero più sorgere. 37esima assoluzione in 10 anni per il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia. Stavolta il sindaco era accusato di abuso d'ufficio e falso ideologico per la vicenda del passaggio di un ravaneto di una cava di marmo dalla cooperativa Apuana alla Vagli Turistica. Il giudice del Tribunale di Lucca, Narumma, ha assolto Puglia perché il fatto non sussiste. All'uscita del Tribunale il sindaco ha detto di avere piena fiducia nella magistratura e ha anche annunciato di volersi ricandidare per il terzo mandato. Rimaniamo in Garfagnana perché a Barga è stato approvato il nuovo regolamento urbanistico. Tre gli aspetti fondamentali del nuovo regolamento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale di Barga: la tutela del territorio, la previsione di infrastrutture sostenibili mirate allo sviluppo della comunità e l'uso dello strumento urbanistico per dare voce alle esigenze di sviluppo imprenditoriale. Il sindaco di Barga, Marco Bonini, con il supporto della Giunta e dei tecnici incaricati, ha presentato i punti salienti del nuovo piano, che rientrava tra i punti programmatici dell'amministrazione. Dalle 185 osservazioni presentate, circa un centinaio non sono state accolte perché avrebbero messo a rischio il territorio con richieste di edificazioni in aree particolarmente delicate. Per il capoluogo c'è la previsione di un parcheggio interrato sotto Piazzale Pertini, di nuova viabilità di collegamento per le zone interne a via Pietro Funai e la realizzazione di un'area nella zona del campo sportivo destinata a cittadella scolastica. Per Fornaci anche la previsione dello sviluppo di una nuova viabilità che alleggerisca via della Repubblica. Altro punto fondamentale del regolamento urbanistico, l'esigenza di favorire lo sviluppo imprenditoriale che peraltro, come ha sottolineato il sindaco, in questo avvio del 2014 ha fatto registrare segnali positivi relativi alla richiesta di nuovi insediamenti e potenziamenti produttivi, come la realizzazione di un nuovo stabilimento di Chedrion a Castelvecchio, il recupero dell'ex scatolificio Corzonna e gli ampliamenti di altre realtà produttive, come la SIPAC di San Pietro in Campo. Il nuovo ospedale di Lucca, c'è un allarme del sindacato UIL Funzione Pubblica su 19 posti di lavoro a rischio nella cooperativa che gestisce il trasporto interno dei ricoverati al Campo di Marte con il passaggio al San Luca.
La UIL non dimentica gli impegni presi dal presidente della Regione Rossi al Teatro del Giglio lo scorso dicembre, si legge in una nota del sindacato. Rossi ricorda la UIL, disse che tutti i lavoratori sarebbero stati ricollocati. Il sindacato chiede quindi alle istituzioni un lavoro di mediazione anche nei confronti della Regione. E adesso a Lucca, all'inizio di aprile, torna l'appuntamento con Verde Mura. Con l'arrivo della primavera torna anche Verde Mura, la manifestazione nazionale del giardinaggio e del vivere all'aria aperta. Manifestazione che si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 aprile sulle mura di Lucca. Impegnate saranno la piattaforma San Frediano, Porta Santa Maria e il baluardo San Martino. Per la 7ª edizione saranno 150 gli espositori ammessi a partecipare, provenienti da quasi tutte le regioni italiane. Sui loro banchi piante, fiori, bulbi, ortaggi, arbusti, alberi, attrezzi, arredi e accessori per il giardinaggio, per l'orto e per la vita all'aria aperta, con in più, per rendere ancora più accattivante il percorso dei visitatori, alcune eccellenze enogastronomiche del territorio. Quest'anno probabilmente la primavera ha un po' anticipato, però qui il freddo di questi giorni ci permette praticamente di poterle vedere con grande piacere. Saranno 3 giorni intensi, 3 giorni diciamo proprio di godimento particolare, in maniera diciamo nuova di tutto del parco delle mura e di tutti gli stand, di tutte le attività e anche diciamo una riflessione, no? Che ogni anno secondo me si amplia e propone diciamo proprio anche atteggiamenti, scelte operative nuove. Come sempre Verde Mura offre ai visitatori mostre tematiche alla scoperta di preziosità botaniche e orticole. Quest'anno saranno protagoniste le viole e le camelie, accompagnate da incontri, laboratori, novità editoriali che richiamano a Lucca tanti protagonisti del mondo del giardinaggio italiano. Il biglietto costerà 6 euro, con agevolazioni per giovani e ultra 65 anni. Sempre a Lucca, l'Auditorium di San Micheletto ha ospitato il 10° incontro della rete italiana Ospedali e Comunità Amici dei Bambini. L'incontro ha visto coinvolti oltre 200 operatori provenienti da tutta Italia. L'ospedale di Lucca dal 2008 ha avuto il riconoscimento ufficiale di ospedale amico dei bambini per le pratiche attuate in favore dell'allattamento materno. L'UNICEF ha inoltre accreditato l'ospedale lucchese ad avere al suo interno una banca del latte umano. Adesso parliamo di spettacoli, appuntamento d'eccezione, domenica 30 marzo al Teatro di San Girolamo. Vediamo. Il regista lituano Oskaras Korsunovas torna a Lucca per regalare alla città la prima nazionale di Winter, lavoro teatrale di John Foss, il massimo drammaturgo norvegese vivente. L'evento è per il 30 marzo al Teatro San Girolamo ed è il titolo d'apertura di Camera con Vista, la stagione multidisciplinare che prevede l'arrivo a Lucca di altre 2 prime nazionali. Per Korsunovas si mobiliteranno gli appassionati del teatro d'élite di tutta la penisola, anche perché questa è l'unica rappresentazione prevista in Italia e sarà il trampolino di lancio per la nuova vita del Teatro San Girolamo. Qui effettivamente si tratta di una vera e propria produzione lucchese e legata non alla sala principale del Teatro del Giglio, ma al Teatro di San Girolamo, che attraverso questo e i prossimi spettacoli si lanciano come teatro multidisciplinare fra teatro e musica. Sul palco per Korsunovas 2 interpreti d'eccezione. Ruta Papartite, attrice lituana naturalizzata italiana che ha trovato l'amore a Villa Collemandina, e il lucchese Marco Brinzi, che vedremo ad ottobre su Sky nella nuova serie televisiva dedicata alle vicende di Tangentopoli. Appuntamento quindi alle 18 di domenica prossima per uno spettacolo di grande impatto emotivo che, come dice lo stesso Korsunovas, rivela l'esistenza tra uomo e donna. Prima di chiudere vi ricordo domani sera alle 21 l'appuntamento con lo speciale TG Noi. Si parlerà del futuro dell'amministrazione provinciale di Lucca anche alla luce della recente approvazione al Senato del decreto del Rio, ma anche del futuro ruolo dei comuni, in particolare quelli della Piana. Saranno ospiti il presidente della provincia Baccelli, il sindaco di Altopascio Marchetti e quello di Porcari Baccini. Ci sarà la possibilità per i telespettatori di inviare commenti e domande.
È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.